Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane di Dumminia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di Dumminia macinata a pietra, farina integrale di grano tenero, acqua, zucchero, sale, lievito di pasta madre essiccata e olio extravergine d'oliva. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Poi il lievito di pasta madre essiccata e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina di Dumminia. La farina integrale di grano tenero. L'olio, e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 6 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente unta d'olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare 2 ore. Trascorse le 2 ore abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo lavoreremo un po' dando la forma di una pagnotta e lo adageremo su una teglia rivestita con carta da forno. Lavoriamolo un po' con le mani. Adesso con un coltello a lama liscia andremo a effettuare delle incisioni. La riposizioneremo in forno spento e la lasceremo lievitare per un'altra ora. Adesso trascorso un'ora, abbiamo ripreso il pane, adesso lo spolverizziamo con un altro po' di farina di Dumminia e lo andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi. Per 30-40 minuti circa, posizionando sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua. Il pane di Dumminia è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servirlo. Pane di Dumminia. Grazie e alla prossima ricetta!